benvenuti alla seconda puntata. L'argomento di oggi sarà il calice di vetro soffiato blu, un pezzo molto prezioso. Proviene dall'Africa, Sudan, dal sito archeologico di Sedeinka. Risale al III secolo dopo Cristo. Il calice è stato sottoposto a cottura per fissare i colori e ottenere così degli smalti. La foglia d'oro è stata applicata attraverso la cottura in forno. Sono presenti due elementi culturali diversi. Il primo, l'iscrizione in caratteri greci sul bordo del calice: bevi e tu possa vivere. Si ricollega alla cultura ellenistica. Secondo, la decorazione figurata con il dio Osiride seduto in trono nell'atto di ricevere doni è significativa perché rimanda alla tradizione egiziana faraonica con elementi della cultura nubiana. Il calice fu ritrovato rotto in 70 frammenti, ma la rottura faceva parte del rito funebre che si svolgeva nella tomba al momento della sepoltura del defunto. Esiste un altro calice molto simile, ritrovato nella stessa tomba e conservato in Sudan, nel Museo di Khartoum. La seconda puntata è finita. Piaciuto il pezzo? A me sì. A voi? Grazie. Ciao ciao.